Grandi amici del tubo, bentornati su Canale 16 Minuti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio del Road to 99. Oggi abbiamo un'altra cosa fighissima da andare a vedere assieme. Avrete visto dal titolo la pubblicità del Gatorade. Ebbene sì signori, perché dopo tutti i nostri incontri, come potete vedere siamo qui sui social in cui tantissimi nostri fan ci hanno twittato, scritto, non so cosa sia sta roba, la pubblicità della Gatorade. Voglio guardare questa pubblicità? Sì, me la voglio gustare con le cuffie. Spero di farvi avere l'audio decente anche a voi. Vediamo un po' cosa mi hanno combinato. For athletes, there's no off switch. You're always working to get better. And the more you work, the more you sweat. Gatorade helps replace what you sweat out, giving you the electrolytes and carbs needed to compete. So when game time comes, you're ready. Fuel your game with Gatorade Thirst Quencher. Tanta roba, tralasciando il fatto che lo spot è fatto solo per le guardie, quindi se tu sei un centro come sono io, esci dai piccheroli e tiri da tre o ovunque fosse, come se fossi una guardia, perché questo gioco dovevi fare una guardia, perché altrimenti tutte le scene non avevano senso. Bene, bel lavoro, 2K. Per ora è bellissima la pubblicità. Ok, siamo tornati qui nel menu, diciamolo così, anche se non c'è il menu, c'è il neighborhood. Altra cosa che voglio fare oggi è andare a aumentare il nostro giocatore di un altro punticino di overall, perché mi sembra più che giusto, ormai da un po' che siamo 82 dello Star Games, se non ricordo male. Oh, comunque in ogni caso andiamo ad aumentare lo stesso e questa volta facciamo un upgrade di quelli belli tosti, tutte le cose importanti, sottomano, schiacciate, media distanza e andiamo a mettere verticale, velocità e accelerazione. Oggi spese pazze, 15.000 VC, proprio così. 83 di overall, let's go signori. Ancora di uno, mancano due ormai al nuovo step dell'85. Vediamo se questo potenziamento ulteriore ci aiuterà per le prossime partite. Oggi, come avete visto, già, come avrete già visto, andremo a giocare con i Denver Nuggets. Veniamo da due vittorie consecutive. Speriamo, visto che i Nuggets sono 27-39, di riuscire a vincere almeno anche la terza in consecutiva. Sperando di riavvicinarci, perché nel prossimo episodio andremo ad affrontare i Warriors e abbiamo due partite toste dopo. Quindi Denver oggi ve l'ho provato apposta perché potrebbe essere una vittoria importante che dà un po' di morale. Ora, bando alle ciance, ciancio alle bande, cin cin pin cin pin pin, andiamo alla partita. Signori, Pepsi Center, Denver, Colorado, Mile High City. Sempre un campo difficile da giocare, impegnativo proprio per l'altitudine della città, ma anche per la squadra tosta, Misa, Pjokic. Evan Turner a caso, insomma, tutti ci sono. Prendiamo la palla 2. Ricordo ancora una volta: due vittorie di fila, 3. Non so quando, non mi ricordo neanche l'ultima volta che abbiamo fatto 3 vittorie di fila. Quindi sarebbe interessante provare a farle. Ecco, e dare la palla a Zibo al primo possesso non è sinonimo di sicurezza di vittoria. Infatti, oddio, ho fatto una roba da guardia. Ma non è che adesso hai fatto lo stop, che lo spot che tiri da guardia e devi fare queste cose qua. Che figata! Ma non, ma volevo andare a schiacciare io in realtà. Ok, che bello! Sono gasato, una cosa che non avevo mai fatto, mai. Né in video né proprio neanche quando giocavo per gli affari miei. 2 su 2 liberi, perfetto. 2 pari, ok. Vai col secondo rimbalzuccio. Spingi, spingi in transizione, bravo. Fatti, spostati. Randolph, ci sarei anche di nuovo, ma si vai a prendere il fallo. Bravo, bravo, bravo. Riempiamo i loro lunghi di falli, così poi ci divertiamo io e te, caro Zibo. Anche se molte volte mi fai arrabbiare. Sì, quando ti dà la botta devi girarti sempre. Ci ha provato l'Ice, ci ha provato, rivediamolo. C'era quasi riuscito a stopparmi, è andata dentro un po' per miracolo, ma quarto punto da parte nostra. Quando mi fa il bump sotto canestro, lì è sempre il momento perfetto per fare la virata. So che la passi lì e non riesco a prenderla lo stesso, incredibile. Bravo, Diero, mamma mia, stavo per insultarti dentro di me, invece mi ha regalato un assist, controsorpasso, primo assist di serata, 6 punti, 5 rimbalzi nel primo quarto, cioè così comodi ormai. Pick and pop per il triplone in quel di Denver, no, no, peccato, tirata male. Primo quarto equilibratissimo ragazzi, 19 pari, noi abbiamo 6 punti e 6 rimbalzi, ultima azione per i Nuggets, cerchiamo di non finire sotto, Misa fa 2 falli, Jokic l'è stato cambiato, quindi meno male, fatto 7 miei rimbalzi. Direi un buon primo quarto, convincente. Avendo giocato tutto il primo quarto, ovviamente ricominciamo il secondo in panchina, come è normale che sia, 32-33.
sulle ali dell'entusiasmo e dell'equilibrio. Questa partita 89 Jokic in generale. Però, mica pochi per aver giocato mezza stagione fino adesso. No, no, se lo merita, dai, se lo merita. Saranno 3 secondi offensivi, no? Perché ha tirato... No! Ah, ecco, cioè, mi ha spinto a 2 mani. Va bene, va bene, va bene. Dai, concentriamoci e vinciamo. No, Jokic, con queste cose morbidine non vai da nessuna parte. Temple, va bene, Duan allora. No, ok, ok, bene, bene, facciamoli sentire la presenza Jokic. Manca poco di overall per arrivare a questa, signori, e poi ogni stoppata sarà un casino. Vai che attacchiamo Jokic, vai che attacchiamo Jokic, che congelato. Momento magico per noi, signori. 3-8-3-3. Bello. Oh, lo stiamo spazzando via oggi Jokic, 12 punti sono tanti, devo dire. Ce ne abbiamo fatti anche di più, ma per come li stiamo facendo stiamo veramente dominandoli. Questa dovrebbe essere una palla recuperata, gli è passata attraverso. Ultima azione, questa volta ce l'abbiamo noi, siamo sotto di uno. Direi che un bel pick and roll ci possa stare. No, dobbiamo portare un blocco completamente inutile. Puoi venire a giocarti il pick and roll? No, va bene, tiro a vanvera, sbagliato, avrei preso rimbalzo ma non c'è tempo. Finiamo sotto, vabbè, di uno alla fine, equilibratissimo, giusto il risultato. Appena ricominciato il secondo tempo, dicevamo meno uno, Jokic 12-7, comunque noi 12-9. Non pensavo di avesse fatto queste cifre, pensavo di averlo completamente massacrato, invece più di tanto siamo lì. Sì, 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 contropiede, speravo anche nel fallo. Che era Gary Harris, non può fermarci assolutamente, non c'è neanche provato, dato minchia quello che ci ha provato. 16-11 per noi, contro sorpasso ancora. Veramente penso che il massimo vantaggio in questa partita... Randolph, ma va a casa, va, dai! Hernan Gomez che prova a marcarci! Che grasse risate che mi sto facendo! Bello così, appena esce Jokic li massacriamo. Tiro libero supplementare convertito, dovremmo essere 5 su 5 liberi. Torniamo a dare il vantaggio a Sacramento. Finisco la frase di prima, penso il massimo vantaggio sia dato di 6 punti in questa partita. Bravo Chandlerone che ci ha messo la mano. Chandlerone che ci ha messo la mano. Chandlerone che ci ha messo la mano. Tieni di Aaron. Dai, facci andare un po' su di morale, su di giri. Piccarola ancora con Bogdan, che non porta niente se non la mia apertura qui, un mio tiretto, rilascio quasi perfetto. La mettiamo lì, arriviamo al ventello. Più 5 che è un vantaggio incredibile in questa partita. Timeout Nuggets. E veniamo cambiati, 55-53, ti prego, 61-60. Ok, la dobbiamo decidere noi in questa partita. Penso una delle più equilibrate che abbiamo giocato fino adesso. Non c'è stato un secondo in cui qualcuno era tipo in doppia cifra di vantaggio. Nope. No! No, perché? Vabbè, però dai, oh, ma che cos'è sta roba? Dai! E sono due, eh? E sono due nell'ultimo quarto. 21 pari la sfida tra DJ e Jokic, che però ha smesso di marcarci perché sennò penso sarebbe già fuori dalla partita con 6 falli. Loro continuano a dare la palla a Randolph, io no, sinceramente non capisco proprio il motivo, infatti andiamo a prendercela noi, è il momento di segnare una tripla questo, per far vedere a Jokic chi comanda. La tripla di DJ nel quarto quarto, per il 72 pari. Ok, ok, abbiamo vinto un altro 1 contro 1, c'è ancora speranza, siamo sotto di 4. Buddy, esatto, stavo per dire, o lo prendi o me la passi per il meno uno, importante Buddy Hield, importante, e poi dormiamo, no, sempre Buddy Hield, mamma mia che roba che mi stai facendo, Buddino mio, dammi sta palla qua sotto, non me la passano mai, raga, non me la passano mai, devo andare a prendermela da solo e sbagliare, anzi no, segnare per il vantaggio, 26 punti per noi. Che finale tiratissimo che sarà questo. 16 cambi di vantaggio e 10 pareggi, ragazzi, una partita assurda. Massimo vantaggio 5, ci avevo azzeccato prima, senza saperne leggere né scrivere. Adesso voglio portare un pick and roll, però, Buddy, che mi ha fatto di tutto e di più prima. Guarda che ti ho liberato lo spazio senza volere altro palleggio e tiro. Mamma mia, ogni canestro è fondamentale, punteggio bassissimo tra l'altro. Ma non chiamiamo mai timeout noi, ragazzi, c'è tutto così, di corsa ce ne andiamo a giocare, eh?
Allora, senti, scusami, ma vorrei anche prendermelo io l'ultimo tiro, se possibile. Adesso vi levate tutti dalle palle, possibilmente. Palo, è riuscito a prendere il palo. È riuscito a prendere il palo. È riuscito a prendere il palo. Adesso chiamano timeout. 6 secondi da giocare, dobbiamo cercare di far fallo. Mi piacerebbe provare... E invece... Sì, è buono, è buono. Dentro, non voglio vedere nessun rapporto ufficiale, signori. Game winner. Sì, no, è buono, raga. L'ho visto troppo buono, no? Adesso, se non è buono... Calma. Calma, secondo me è buonissimo. 7, 6, sì. 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 Dammelo buono, portacelo a casa, signori. Portiamocelo a casa, dammelo buono. 8-3, 8-2, signori. Il Sacramento Kings in una maniera incredibile. Non so se l'ho recuperata io o qualcun altro. Festeggia giustamente il buon DJ. Mamma mia, raga, che roba. Asso di tiri liberi argento. A fino a oro possiamo arrivare addirittura, ragazzi. Non pensavo. Mamma mia, ragazzi, ci gasiamo con Boom. Una partita allucinante. Allucinante, finiamo con il game winner. Si parla della matricola dell'anno, ma ormai è roba sinceramente scontata, perché non posso fare altro che vincere la matricola dell'anno. Primo game winner della serie, mi fa sempre piacere. Direi che per questo videone, pubblicità, aumento di overall, partitone, game winner, vittoria sulla sirena, lasciate 500 mi piace immediatamente proprio. E niente, raga, spero vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, i miei social sono in descrizione. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bella!